Cari pop culturisti, bentrovati. Noi non temiamo neanche la prima puntata di Sanremo, quindi buonasera a tutti. Stasera, scusate il gioco di parole, avremo il piacere di ospitare per la seconda volta lo scrittore, lo sceneggiatore che ha saputo raccogliere e portare avanti con maestria l'eredità di Gianluigi Bonelli, contribuendo in un modo determinante a mantenere Tex Willer, personaggio più iconico del fumetto italiano. Quindi prepariamoci ad accogliere con grande affetto lo sceneggiatore e curatore delle serie regolari di Tex e Tex Willer, Mauro Boselli. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao. Beh, Dite Mauro, qualcosa. innanzitutto come stai? Per rompere un po' il ghiaccio. Non vorrei cominciare come facevano certi anziani disegnatori dei miei tempi quando venivano in redazione, partiva Francesco Gamba che cercavo di non parlare di troppo perché tirava sempre fuori i suoi acciacchi. Adesso sono diventato io così, quindi sto zitto su questo. Facciamo finta che tutto vada bene, dai, su. Quindi, se mi vedete alzarmi e correre via, vuol dire che è successo qualcosa, perché devo andare in bagno, la prostata, che ne so, qualcosa del genere. Ma per il Questa resto. è una cosa, un problema che può riguardare anche il sottoscritto, perché non sono più neanche tanto giovincello comunque. Sono preoccupato per re Carlo d'Inghilterra in questo momento, per questo motivo. Ma penso che lui stia un po' più male, direi, da quello che Sì, infatti, sento appena qua. comunque dai. Comunque, a parte loro. L'età che purtroppo quest'anno è arrivata di nuovo una cifra tonda abbastanza inesorabile. Insomma, per il resto, ma il cervello funziona ancora saltuariamente. Diciamo che mi concentro molto sul lavoro e lì funziona, credo. Magari alcuni miei dettatori diranno di no, però secondo me funziona perché le storie magari sono noiose, lunghe, però sono complicate, quindi stanno in piedi, quindi vuol dire che c'è dell'intelletto che funziona, che meccanismi ancora Ogliati. Però ecco, grazie a questa concentrazione sulle storie, nel resto della vita sono un completo deficiente. Ogni tanto vado a sbattere contro i pali per sul marciapiede, eccetera, eccetera. Non sono molto Vabbè, concentrato sulla vita normale, ecco, per cui. occhio a non farti male, però, perché No, ma mi comunque concentro più hai. volte per vedere se ho chiuso la chiave alla casa, se ho chiuso, messo l'allarme alla macchina, perché sono Però sempre lì a pensare quello lo dei tipi faccio. per andare avanti con le 25 sceneggiature che sto scrivendo, che invece di diminuire aumentano, capito? Questa è una cosa abbastanza inquietante. Ne stai scrivendo 25 contemporaneamente? Allora, ma dico occhio e croce, cioè devo vedere da qualche parte l'elenco. Aspetta che vado a vederlo un attimo perché ce l'ho qua su un'altra scrivania. Vediamo se riesco a Noi siamo trovarlo. rincoglioniti senza scrivere 25 sceneggiature. Bravo, bravo, il cannello ha dato voce ai miei pensieri, così. Cioè, Non non lo potevi so se dirlo sono meglio. 25, però guarda, sono talmente. Ah, ecco sì, ho trovato il foglio. Allora, sì, l'ho fatto vedere anche a qualcun altro recentemente. Questa è la prima pagina dell'elenco delle storie. Scusate, la metto. E questa è la seconda. C'è ancora. Una volta stava in una pagina, adesso non stanno neanche. Wow. Stanno in due, per cui devo dire che sono un pochino complicato tirare avanti. Ma visto che tu stai seguendo Tex fondamentalmente, quindi si parla solo di Tex o si parla di No, parlo di, altre no, beh, per carità, parlo di tutto. Parlo di, in questo momento sto scrivendo essenzialmente d'ampio perché siccome siamo corto di autori, perché è una serie dannatamente difficile, quindi alcuni autori sono scoppiati. Parlo di d'ampio. Perché Tex è facile invece, come. No, non è facile, però abbiamo Ruyu, no? C'è Ruyu, c'è Rau che scrive qualcosa. Vediamo, c'è qualcun altro? No, temo che in questo Freddy, momento. magari No, non c'è c'è Gius Giuseppe Freddy che scrive anche. qualcosa, ma scrive qualcosa anche su Dampier. Non ha molto tempo perché sta lavorando molto in redazione. Però ripeto, Dampier, per fare uscire qualche storia decente che abbia un senso, prima del numero 300 e anche subito dopo, mi tocca di nuovo mettermi al lavoro un po' tardivamente. Infatti alcune delle storie che leggerete di Dampier nei prossimi mesi saranno non proprio un collage come quella speciale che è uscita un paio d'anni fa, per evocare il film che poi è uscito, no? Quella era fatta da diversi autori. Ma avremo degli interventi di altri autori all'interno di storie doppie, perché Genzianella e Andreucci stanno realizzando due storie doppie per Dampier, non ce la fanno nei tempi, quindi all'interno con dei trucchi narrativi geniali, ci sono delle visioni, sai le visioni dei flashback di Dampier, le visioni dei Sì. flashback le affidiamo a un altro disegnatore, per esempio Rubini. I sogni e gli incubi a un altro disegnatore, per esempio Maio, così diamo un po' di respiro a questi autori e riusciamo a uscire
nei tempi prescritti. Come ho nominato, come vedete, degli autori che sono passati a Tex, Andreucci, Rubini, Maio, ci sarà anche Bocci, proprio perché la situazione è tale in Dampier che ho detto, sentite, se volete che la serie esca, devo riprendermi alcuni autori che il curatore di Tex mi aveva portato via. Se non sbaglio, Bocci proprio ha messo, negli ultimi giorni, forse oggi ha messo un piccolo reel di lui che stava visto, per fortuna non si vede nulla, perché sennò ovviamente gli avrei castigato, ma no, non si vede nulla. E ha cominciato in 2 mesi, ha fatto solo 5 pagine, per cui non è forse la persona più adatta in questo momento per farmi uscire in tempo la storia. Però gli ho dato una storia piuttosto difficile, che però avevo in mente da tempo, difficile sia per lui che per me, e domani devo andare avanti. Ambientata nel 600, all'epoca del teatro elisabettian giacobita, cioè quello di Shakespeare, anche se qui stiamo parlando di Christopher Marlowe. C'è una piccola immagine della storia Fiume di 2 anni fa in Dampier, in cui scopre che tra i corrispondenti di Caleb Lost nel 600 c'era anche Christopher Marlowe, la cui morte è tuttora misteriosa, perché è stato ucciso in una taverna lungo il Tamigi durante apparentemente una rissa tra amici per un regolamento di conti, veramente il conto da pagare della spesa, e tutti dicono invece, i libri che sono stati scritti di lui, che era veramente una lotta di spie, perché Christopher Marlowe, per sbarcare il lunario, siccome il teatro rendeva poco, faceva la spia. Giusto. Quindi ovviamente ci ho messo dentro lo spionaggio, che è già comparso in una storia di Dampier nell'epoca della Regina Elisabetta, tempo prima in altre avventure. Cioè, non sto lì a raccontare l'incredibile complicazione della serie Dampier, ma chi l'ha letta forse vagamente ricorda che c'è un demone simpatico, però buono, cosiddetto demone, in realtà è un abitante della dimensione nera, si chiama Riakar, che ha un'altra identità, John Riker, ed era una spia per colto di Francis Walsingham, che era il capo spie del servizio segreto della regina Elisabetta I. Ma facendo un passo indietro, tu hai fatto vedere un sacco di sceneggiature che su cui stai lavorando. Mi viene una domanda. Sì. Quanto ci leggi per Tex? Io ho sempre visto che sono storie abbastanza... vedere, perché mi documento. Questo è un libro sulla morte di Marlowe, molto bello. E queste sono le opere complete di Marlowe, perché così sono le opere complete di Marlowe. Insomma, voglio dire. Però tu infatti, Mauro, la domanda che mi veniva da farti prima, parlavi dei tempi di realizzazione di storie del genere, no? A parte la tua cultura che è sconfinata, cioè, ma immagino che comunque anche da parte di un disegnatore ci sia la perdita di tempo sia dovuta al fatto che si debba documentare per rappresentare, insomma, al meglio le storie, di sceneggiatura che tu vai scrivendo. Certo. Beh, il povero Bocci ha dovuto ricreare il Rose Theater, che non è il Globe, ma ci somiglia, perché questo era lo stile dei teatri elisabettiani. Il Rose Theater, vedi, quella là, quell'altro in fondo si chiamava in un altro modo, penso che fosse il Pearl, ma non mi ricordo come si chiamava, comunque era un altro teatro, sono scomparsi questi teatri, però noi abbiamo dovuto ricreare, dobbiamo sempre ricreare un mondo scomparso, vedete? E lui lo fa molto bene, questa è una scena dall'interno del teatro. Oh, che meraviglia! Quindi, è anche Bocci. Certo, in gamba, eh? E Bocci sta per uscire su Tex. Ecco, questo è Marlowe nella versione di Bocci. Nessuno conosce veramente il suo volto, ma più o meno. Okay. Io ti dico complimenti a Bocci. Quindi, come vedete, casualmente ho di fianco a me la mia, come si può dire, cassettiera con le sceneggiature, per cui quando magari riesco a farvi vedere qualcosa. Ho un po' rimesso a posto l'ambiente, più in ordine di prima, anche se non sembra, vedere, non sembra. Ma giusto per capire, quando mandi la sceneggiatura, visto il grado di dettaglio, cioè, in questo caso, tipo, Alessandro si è dovuto documentare da solo, gli hai mandato tu dei reference? Allora, questo no, molto curioso. Gli ho mandato io una paccata di roba, per lui poi ha messo anche del suo. Lui, altri come Maio, eccetera, sono molto bravi a documentarsi, altri meno, ma insomma non gliene voglio, perché so quelli che sono bravi, quelli che non lo sono, che non è quello il loro forte, allora gli aiuto di più. Ultimamente cerco di dire, senti, cavatevela da soli, perché non ho proprio tempo, però in questo caso era una storia, lui mi ha fatto un piacere, stava facendo una storia semplice di Tex, si fa per dire, e l'ho fermato per fare questa, e quindi, che non è semplice affatto, quindi mi fa un piacere, quindi prima o poi avrà il suo guidardone, che dovrebbe essere un texone, ovviamente Bocci si merita un texone, quindi prima o poi glielo diamo, forse l'anno prossimo comincio a scriverglielo, non so.
Questa per me è un pezzo di cuore, io adoro Bocci come disegnatore, Sì. non è un segreto, quindi. Beh, adesso vedrai la sua storia lì. Quella storia lì non ho esempi di quella perché l'ho già portata tutta in ufficio, ma la storia che sta per uscire, che probabilmente sarà però linciato anche per quella, come per altre storie recenti, è una storia in grande stile che lui ha fatto, è il seguito, non ne avevo forse parlato in qualche occasione, non so se a voi, è il seguito di una storia di Bonelli, in cui però avevo messo lo zampino insieme a Giorgio Bonelli, il suo secondo figlio, che si chiamava... Vabbè, è quello della montagna del Monte Rainier. In questo momento come si chiamava? Non me lo ricordo. Diamine. Vabbè, è quello dei Gundar incappucciati, deformi che vivono sulla montagna, che Qualche nascondono annetto fa, però. di astronave. Beh, sì, di 40 anni fa, cioè la storia è degli anni. Beh, in quell'epoca abbiamo scritto il soggetto, l'abbiamo dato a Bonelli e lui ha fatto la sceneggiatura cambiando, ovviamente, a suo modo. Mi era rimasto lì perché c'erano delle cose ancora da dire che non erano state dette. Nel frattempo me le sono dimenticate, quindi le ho reinventate e quindi c'è un seguito a questa storia. E è una storia dunque di Tex di fantascienza. Ci sarà sicuramente il lettore che dirà: ma no, Tex non è fantascienza, Tex sono mandriani, cowboy, indiani. E invece non è vero perché si sa che due celebri storie di Tex scritte da Gianluigi Bonelli sono di fantascienza, una è questa e l'altra è quella della Valle della Luna, col marziano, con la pistola. Il mio famoso Marcello che non si vede mai. Certo che non si vede mai in faccia, bene. E quindi queste storie meritavano un seguito, meritavano secondo me, per vedere. E quindi e Bocci era sicuramente il più adatto, le sue tavole sono meravigliose, se non altro, chi riesce a sopportare di andare avanti con la storia che ha in tre albi, almeno vedrà delle tavole meravigliose. Ma giusto per capire, visto che adesso stiamo parlando anche di ripescaggi, tu tra una decina di giorni più o meno uscirai con il primo grande cambiamento su Tex Willer. Adesso passiamo alla serie piccola di Tex. Questo grande cambiamento sarà la mano rossa. Hai già fatto un ritoccaggio, diciamo un remake, chiamalo come vuoi, di opere storiche. L'inizio di Tex Willer della saga è proprio un remake del. Ah, non mi viene il titolo, il Tote Misterioso. È vivo o Vedi, morto, fondamentalmente si attacca lì. anche a te non vengono i titoli per fortuna, vuol dire che sai che hai Praticamente. qualche anno meno di me, però vedi che già come si chiama, le sinapsi, i neuroni, insomma, sono quel che sono. Allora, e a me mi strabilia di continuo, infatti è imbarazzante quando sono in pubblico, perché non, come hai visto prima, non mi vengono in mente a volte i nomi degli autori, eccetera, eccetera. Non è che non li so, mi scompaiono dalla testa. Vabbè, ma Quindi, ti provo. questa cosa qui, sì, hai ragione. In realtà, ho sempre detto che non lo volevo fare, però è necessario farlo. L'idea originale di Eroldi, come sapete, era quella di riscrivere, cioè l'idea non era ancora era molto chiara a nessuno, lui pensava di riscrivere le storie vecchie. Io ho detto questo è assurdo perché le storie vecchie sono già scritte, cioè non è che possiamo. Però, dovendo invece fare una rivisitazione del Tex delle origini, inventando nuove storie, beh, a un certo punto non si può andare avanti in eterno, bisogna arrivare agli snodi narrativi importanti, e gli snodi narrativi importanti sono imprescindibili. Per cui è chiaro che questo quest'annetto di albi sarà sicuramente con soggetti di Gele Bonelli. A volte io scriverò che il soggetto lo condivide con me perché io ho introdotto dei cambiamenti, ma nel senso che ho aggiunto delle cose. E vediamo magari il punto di vista di Tesa nella storia in cui c'è l'idolo d'oro. Quindi seguiamo Tesa invece di Tex. Oppure nella storia della banda di Kid Billy, adesso non pretendo che voi vi ricordate tutti, ma è quando a un certo punto è forse la prima avventura di Tex insieme a Carson che lo libera, perché Carson è prigioniero. A metà della storia Tex arriva e lo libera, no? Poi c'è un problema con gli indiani, che sono i Putes in quel caso. Ebbene, noi non vediamo Tex, vediamo te seguiamo nella nostra versione, nella mia versione, seguiamo Carson. Bello. Seguiamo Carson ed è Tex che compare a metà storia, non il contrario, hai capito? E quindi, perché quella parte lì l'abbiamo già letta, non abbiamo mica visto invece cosa succedeva a Carson. E ne approfitto per far vedere di più la vera guerra di Putes, che guarda caso cade proprio in quell'anno, è una cosa storica, e vi faccio vedere il Pony Express, faccio vedere diversi elementi storici che però sono molto avventurosi. E quindi funzionano perfettamente dentro una storia di Tex e Carson.
Per la mano rossa questo non era possibile. La mano rossa ve la presentiamo così com'era. Era 32 pagine, credo, no? Nell'originale diventano 180, cioè tre albi in questa serie qua. 180, sì, più o meno. Sì, ma non c'è nessun allungamento di Broda, semplicemente c'è delle scene talmente veloci di una vignetta in cui Tex compare in un posto e non si capisce come ci sia arrivato. Beh, io faccio vedere il trucco che ha usato per arrivarci, è tutto lì, insomma, non... La storia delle origini, queste storie delle origini che sono così veloci come proiettili, che sono bellissime da leggere, però se uno le analizza uno si chiede, ma però come mai? Allora io spiego come mai, cercando di non renderlo noioso ma di renderlo interessante. Tutto qua. Poi hai parlato di un anno. Attuare un paio di cambiamenti, qualcuno non è che si possa proprio fare tutto uguale. Per esempio, già nella prima parte sapete che il pony padre di Tesa non aveva la capigliatura di Sioux come nel disegno di Gale, ma era più comparso in un paio di storie, era più con l'accocciatura dei pony. E beh, questi sono piccoli aggiustamenti che si fanno perché ormai Tex è anche cambiato, non ci sono più i TP in Navajo, ci sono gli Hogan, no? E quindi come se già aggiornato Bonelli, non vedo perché non dovremmo aggiornarci noi anche ripetendo storie vecchie. Lui l'avrebbe fatto se fosse stato il caso, se avesse ripescato una sua vecchia storia, come in un caso ha fatto, che aveva affidato Human Kid a Moliterni e aveva fatto una nuova versione di Human Kid. Bene, avrebbe sicuramente aggiornato anche questi aspetti esteriori del Tex delle origini, perché Gallup e Bonelli, come sapete, negli anni 50 informazioni non ne avevano, quindi non è una loro volontà, ma è una necessità di aver fatto anche un text così non preciso, diciamo, dal punto di vista iconografico. Adesso invece cerchiamo di aggiustare queste poche cose. Ma credi che oggi anche il lettore medio, che è un po' più pignolo, visto che comunque c'è una conoscenza di base un po' più alta, sia anche più attento a queste cose? Quindi dici, devo sistemarle anche per questa ragione, sì, non solo per questo funziona sia per il lettore che dici tu, che è più pignolo, sia per il lettore nuovo, che non capirebbe certe semplificazioni non tanto attuali. Sicuramente ci saranno i rompicoglioni. Ah, scusate, i lettori tradizionalisti che invece dicono che tutto doveva restare uguale, senza rendersi conto che in ogni circostanza, quando si racconta una storia e si adatta per un altro medium, eccetera, eccetera, che i cambiamenti, anche minimi, sono inevitabili. Anche quando uno dice sono fedele, cioè i film di Harry Potter sono fedeli alla storia, sì, cioè, fino a un certo punto non è possibile essere fedeli. Anche quando faranno la serie televisiva di Harry Potter, sarà più lunga, ci saranno più materiali di quanti non ce ne fossero nei film, ma la fedeltà assoluta è impossibile. Certo, vabbè, perché magari una cosa. Ma scusa, Francesco. Dimmi. No, facevo una constatazione, dicevo che ovviamente ci sono delle cose che nel fumetto funzionano, nella trasposizione cinematografica, certo, funzionano meno, per quello che vanno, chiaro, fatte ovviamente le opportune modifiche. Tu potresti dire, questi sono però due fumetti, quindi è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché le strisce degli anni 50 dovevano avere un ritmo, ripeto, sparatissimo, e invece gli albetti di Exeguile, che già sono più brevi di quelli di Tex, però hanno un ritmo diverso, quindi solo questo e solo lo stile diverso dei disegnatori, dello sceneggiatore e dei lettori rende inevitabile un adattamento in qualche circostanza. Però posso dire una cosa, se uno si mette a pignolare su una cosa del genere, cioè a me verrebbe da rispondere, ma scusa, se te lo faccio uguale non l'hai già letto? Cioè, è ovvio che ci deve essere qualcosa in più, altrimenti non ha senso farlo. C'è anche il diritto di non leggerlo, perché c'è anche quello che può dire, ma chi se ne frega, è legittimo. Però, ripeto, a parte la mano rossa, in cui comunque qualcosa di nuovo c'è, alcune scene sono nuove, le altre storie, bene o male, non sono moltissime, sono 3 o 4. Cercherò di far vedere degli altri punti di vista. Per esempio, nel Capitano della River Queen, che è un'altra storia famosa di Bonelli, Jeff Weber, che si chiama così, è il ranger che fa diventare Tex un agente speciale dei Rangers, è lui che lo porta da Mr. Marshall, eccetera. Tex va a vendicarlo. Beh, ma noi non abbiamo visto cosa è successo a Jeff. Bene, io racconterò cosa succede a Jeff, racconterò la sua indagine e la sua morte tragica, insomma, quindi vedremo questa cosa. Come in futuro probabilmente vedremo la morte di Arkansas Joe, che non si è mai vista, viene a uccidere fuori campo, se avremo tempo di arrivarci, perché mancherà qualche anno,
racconteremo anche quello. Insomma, è quello che noi vediamo, quello che manca, che anche in questo caso uno può dire Bonelli non l'ha raccontato perché non ha voluto raccontarlo. Ok, va bene, questa è un'altra, infatti questa è un'altra versione, noi vogliamo invece raccontarlo, non è legittimo poterlo fare. È legittimo anche non volerlo leggere, però. Senti, vai Gianluca, vai. Parlando di cambiamenti, una curiosità, visto che comunque Tex è ambientato in fine 1800, i dialoghi e la narrazione risentiranno mai del politicamente corretto in cui stiamo vivendo e ci sta travolgendo in questo... Questa è una domanda. Che spero che tu non mi abbia già fatto, che quando me la fanno io tiro fuori, come direbbe Göring, la pistola, ma non sono Göring, per fortuna non ho la pistola, posso tirare fuori il mio coltello Kukri nepalese, però e una pistola finta. No, è politicamente corretto, io lo detesto, c'è sempre qualcuno che sempre su sti forum dicono ma Tex non fuma più, ma quando mai? Io lo faccio sempre fumare, cioè, non, per cui non sono assolutamente politicamente corretto da questo punto di vista. Mi trattengo, ma no, mi trattengo anche qui da non dire cose impoliticamente scorrette. No, io sono d'accordo, nel senso che il politicamente corretto spesso trasforma le storie cercando di renderle, non so, anche perché spesso poi il politicamente corretto viene pensato da qualcuno che proprio non ha a che fare neanche con il pensiero giusto, no? Quindi era giusto per chiarire. No, beh, detesto il politicamente corretto, detesto gli adeguamenti di Hollywood o della Disney a certe richieste per cui bisogna sempre mettere una minoranza, 3, 4, 5, 6, 7 minoranze in una storia ambientata nel passato quando quelle minoranze se ne stavano da un'altra parte, cioè detesto la serie ambientata nella reggenza, come si chiama quella lì con il color blindness, ecco, vedi, non mi viene in mente perché non la guardo. Quella serie famosissima, Bridgetown, no, come si chiama? Sì, dove c'è il colore, dove c'è il nobile di colore, se non sbaglio. È assurdo, no? È assurdo, è una serie dannosa, anche perché non racconta la storia vera, quindi raccontare una finzione è dannoso, bisogna dire la verità. È un distopico. Ma non è un distopico, è una furbata. Secondo me, tra l'altro, la dannosa. La Disney sta forse cercando di riscrivere la storia comportandosi così, cancellando una parte di quello che è accaduto nella realtà. In cui, non puoi neanche riscrivere le favole, perché tu, noi adesso parliamo di Bridgetown, o come diavolo si chiama, che riscrive la storia, rendendo nulli gli sforzi dell'emancipazione dei neri, perché uno dovrebbe certo. Dire invece la difficoltà vera che avevano i neri nella situazione in Inghilterra. Cioè, invece no, dice una favola, quindi è... non si capisce più nulla, no? Non è nulla, ha più senso. Ma anche cambiare le favole è un errore. Non puoi cambiare le principesse o rendere più buono il lupo o più buona la strega. Cioè, ma che senso ha? Cioè, questi sono archetipi narrativi, sono fondamentali. Tu rendi più buono il lupo, però non rendi più buono Putin. Non ha senso. Cioè bisogna sapere che il lupo esiste. Il lupo, bisogna sapere che la strega esiste. Però le favole sono adattate in base alle tempistiche, perché se tu le leggi nell'originale erano splatter gore, poi le hanno un po' riadattate per i bambini. Questo rimane uguale allo Saturno. Luca, dico sempre tra di noi, non a te, però dico che tu sei una persona intelligente, hai detto una cosa molto intelligente che fa riflettere. In effetti è vero, in certi limiti le favole vengono adattate, nel senso che vengono adattate come si adattava prima, come dicevo prima, la vecchia storia di Tex ha un nuovo elemento, si può adattare ma senza cambiarla nel profondo. Hai capito? In realtà Cappuccetto Rosso può essere, cioè le fiabe di Grimm sono diverse da quelle di Perrault perché vivevano in due periodi, in mondi diversi, però le storie di base sono sempre quelle, la crudeltà di base c'è sempre, la metamorfosi c'è sempre, non si può cambiare quello, non si può rendere logiche, coerenti o buoniste le fiabe. Nelle fiabe i fratelli maggiori sono sempre stupidi e cattivi e il fratello minore è sempre buono, perché quello vuole il senso della fiaba, che è un senso di, come si può dire, di, in realtà è un'educazione, un'iniziazione. Le fiabe raccontano, appunto, ripeto, degli archetipi, no? Anche come la narrativa popolare in genere. Se andiamo
cambierà il modo di presentare la storia, ma non deve cambiare la storia. Se tu fai diventare la principessa una pescivendola, non ha più senso, insomma. No, sì, ci sta, se ho capito il senso. Sì, sì, ma immagino che questo modo... come Frozen, che a me non piace tanto, però Frozen è una fiaba presa da una vecchia fiaba, ma non era così importante, è stato solamente lo spunto, no? È diventata una fiaba femminista, anche se vuoi LGBT, o come diavolo si chiama, no? Ma funziona uguale, anzi, questo è interessante, no? Sì, ovviamente, però rimane sempre una fiaba con delle principesse, con l'eroe, con l'animale magico, cioè non ci sono questi cambiamenti, non ci sono stati. Volevo dire stanno arrivando un po' di commenti, no, ma volevo dire anche io qualcosa. Un po' di commenti che passano, che sono questo sprolocchio mi impedisce di leggere. Se volete... No, ma non ti preoccupare, Mauro, poi te li ripassiamo tutti, perché comunque diciamo, nel frattempo volevamo chiudere questo discorso politicamente corretto dicendo che probabilmente queste modifiche si fanno anche per andare incontro a un altro tipo di pubblico, almeno nelle speranze della Disney c'è questo, più che riscrivere la storia, perché in realtà c'è una speranza di educare, non mi sono tanto chiesto il problema, ma secondo me è il mal riposta. Sì. Qualsiasi tipo di speranza mi riposta, sì, sono d'accordo con te. Sì, se non... perché sembra quasi sempre pensata da qualcuno che non fa parte di quella minoranza che dovrebbe essere integrata. No? E quindi, poi ripeto, esatto. A me mi fa veramente arrabbiare quando toccano dei capolavori, quindi se la Disney non pubblica più i fumetti di Garbaz perché Paperino va a caccia a pesca o perché Topolino ha la pistola, beh, questo a me fa arrabbiare. So che per esempio la storia di come si chiama, una delle più belle storie di Garbaz, quella con lo zombie, quella di Don Rosa, Don Rosa poi l'aveva forse ripresa, ma è di Garbaz la storia originale con lo zombie, non viene più ripubblicata perché lo zombie è nero. I zombie sono neri, i zombie di Haiti sono, certo, neri. È chiaro, ancora, sì, ancora. Sì. Vedo che perché chi si debba per forza offendere per una cosa così è un errore, oppure non vogliono pubblicare Huckleberry Finn. Tu capisci che questo modo di fare censura politicamente corretto è uguale a quello di fare censura della destra integralista fascista del profondo west o sud degli Stati Uniti, quali vietano i libri per gli motivi opposti, alla fine sono gli stessi. Huckleberry Finn è vietato sia dagli uni che dagli altri, quindi non ha senso, questa è censura. Non bisogna censurare. Il Texas all'estero è preoccupante, visto che vogliamo censurare Dante perché ha messo Mamoetto all'inferno, io capisco, cioè non va bene. Bisognerebbe spiegare, non censurare. Esatto. Quindi... Io sono un grande di letteratura cavalleresca, no? In letteratura cavalleresca, tra l'altro, in una delle storie di Dante che usciranno quest'anno, li vedremo in azione alcuni di questi personaggi. I paladini di Carlo Magno affettano i musulmani come se piovesse, ma è una roba che è successa mille anni, è storia, è leggenda, è una leggenda che serviva a un certo clima politico, è chiaro, no? Però noi dobbiamo leggerlo come calandoci in quel momento storico, e allora è molto godibile. Tra l'altro, se uno va a vedere questi romanzi cavallereschi, poi c'è un rapporto tra le parti in lotta che è sempre molto leale, no? Gran bontà dei cavalieri antichi, eccetera, eccetera. Certo. Qui è molto, molto più leale di quello che succede in realtà adesso, invece si ammazzano, si mettono le bombe, si sgozzano. È ridicolo vietare la fantasia quando la realtà di questo periodo è una delle peggiori realtà della storia. Cioè, ma è veramente ridicolo. Cioè, si sta attento agli asterischi in fondo alle parole per qualche complicata attenzione al mondo dei vari generi eccetera eccetera, e poi però le donne vengono stuprate a centinaia da Hamas o nella periferia di Milano, Roma e Francoforte, nella migliore delle ipotesi, sì, infatti. Okay. Non voglio la peggiore. Allora Mauro, ti passo qualche domanda che insomma sono arrivate un po', vabbè. Ti passo questa prima di Andrea Casadei. Dopo la meravigliosa serie del giovane Tex Willer, come la vedete, una serie incentrata sul giovane Kit Carson? Allora, Andrea Casadei mi diverte perché vedi, abbiamo parlato politicamente corretto, lui ha il coraggio, ma benvenuto, di mettere questa bella bandiera degli studi. Allora,
Cioè, ma perché non si può? Cioè, la bandiera, penso che sia la bandiera confederata, o Sì. qualcosa, ha qualcosa di confederato. Allora, la bandiera di confederato, se è usata per impiccare i poveretti non va bene, ma se è usata come un simbolo di appartenenza di una zona, o per la musica, cioè, come c'era in Lynyrd Skynyrd, che è uno dei miei compagni preferiti, avevano il teschio e la bandiera confederata. Io ho delle magliette così. Mi secca non poterle più mettere, qualcuno deve pensare che io per forza sono un revanscista del sud, ma è assurdo, no? Quindi, voglio dire, Vabbè, ma ci sta. quando ero bambino a Carnevale avevo uno dei pochissimi vestiti di Carnevale che mi sono potuto permettere, perché i miei si sono potuti permettere, era una bellissima divisa sudista, tutta grigia Oh. con le ghette gialle, il kepi, era bellissima. Potresti fare una cosa, cioè ti metti vestito da solista, però sotto metti una maglietta di Scorgi Bravo. Brent, così sei a posto. Sì, non ho capito niente, ma No, non. No, anch'io, a un ho certo punto ti sei frizzato, Gianluca, non abbiamo allora, capito. ho detto, ti potresti vestire da sudista, ma sotto tiene una maglietta con scritto Io amo Grant, così Ah, almeno beh, sei sì. a posto. Magari non Allora, proprio in Grant, questo io amo magari Lincoln, vabbè, comunque, non in caso, caso. sì. No, se metti lì, la guerra di secessione lì contro Comunque, il signor Grant. Casadei vuole sapere se c'è. Il problema è che non abbiamo, l'ho detto spesso, è una questione di non avere forze a sufficienza. Quindi Carson avrà sicuramente delle parti da protagonista. Nella serie Tex Willer ci sono delle storie in cui in albi interi dove comparirà lui al posto di Tex. Questo lo posso assicurare, che li ho già scritti. Per cui. Però non avrà una serie sua perché non ha senso. Non solo non la potremmo scrivere, ma credo che neanche i lettori la potrebbero comprare, quindi sarebbe un flop. Senti, invece c'è una domanda a fiume di Mauro Petrucci. Scusa se ti fa scomparire un attimo. Aspetta, facciamo, Io cambiamo un attimo. visualizzazione. Eccola qua. Buonasera, Pars. Buonasera, Boss. Due domande. La prima, so che è sempre stato un lettore appassionato di Tex. Oggi, essendo il curatore della serie e conoscere le storie in anteprima, le toglie un po' di piacere della sorpresa? Conoscere le storie in anteprima toglie un po' il piacere della sorpresa. Questa è la prima domanda. Certo. Allora, ma in realtà questo è quello che pensavo quando sono arrivato da Bonelli tanti anni fa, ormai 40, e poi mi spiaceva, oh, diavolo, non posso più comprare Zagori in edicola e non sapere, cioè lo devo correggere, però in realtà era la stessa cosa, li leggevo in anteprima, e quello è la stessa cosa che succede adesso. Se leggo le mie, anche lì ho il piacere della sorpresa perché non so come vanno avanti, perché lo imparo giorno per giorno, anche quando scrivo le mie. Quando leggo quella di Ruio, leggo la sceneggiatura prima, anche lì non so come vanno avanti, per cui in realtà il piacere della sorpresa c'è sempre. Magari un po' viene rovinato dal fatto che ogni tanto bisogna intervenire, correggere, aggiustare, però in realtà è un altro tipo di piacere che è anche più interessante. Poi qualche serie mica le curo tutte, per cui posso leggere Dylan Dog col piacere o il dispiacere della sorpresa, a seconda se mi piace o no la storia. Senti, la seconda, non so se arriviamo. Allora, in un'altra diretta le chiesi se era in programma una storia in solitaria in un magazine, prima di conoscere Tex. Ricordo che l'idea le piacque, ma la prese alla sprovvista, in quanto non si era mai pensato a una Lilith in solitaria, perché è difficile da gestire, immagino, no? Sì, allora, beh, se mi hanno fatto la stessa domanda, mi domanda perché me la rifà, posso rispondere allo stesso modo. Non saprei cosa farle fare, ma in realtà adesso nella serie di Tex Willer l'abbiamo vista 2 o 3 volte in azione, per poche pagine ovviamente, no? Perché da sola una storia sua non saprei cosa farle fare, sinceramente. Probabilmente la vita di Lilith ragazzina era molto noiosa, beh, sta dalle suore, poi sta a fare, penso, il brodo vegetale o le focacce di mais. Nella tribù, per cui non è che andava a caccia o a Beh, combattere. Masterchef tira sempre, però. Potrebbe fare un volume di cucina, tutto sommato. Sì, cucina, sì, ho mangiato la cucina Navaco e ha degli alti e bassi per essere così, per essere buoni, quindi non so se cioè ha delle cose buone, ma bisogna avere un buon stomaco. Però si potrebbe fare un piccolo speciale, non dico di Di 3.000 cucina. pagine, però magari 30 pagine a testa di Carson, Lilith, magari in solitaria quelle 30 pagine a testa. Una sorta di one shot tutti insieme. Beh, non lo so, c'è già il magazine che non è molto venduto perché il magazine è quello che viene considerato meno bene in assoluto, dove faccio, come sapete, le storie brevi dei vari Col personaggi. Morisco, l'ultima Morisco, giusto? L'ultima col Morisco. Bella, tra l'altro. Eccomi?
A te piace tra tanto. l'altro, vabbè. Sì, Mi fa ce piacere, l'ho forse hai anche fatto una recensione positiva. in mano. No, devo ancora farla Ah, questa. non è ancora fatta. Falla. Lo parlo. No, qualcuno l'ha fatta, ho visto un paio di recensioni positive. Peccato che sul solito forum le parlino tutti male, come è certo, è imbarazzante questa. La cosa più gentile è imbarazzante questo magazine. Pensa che a me sembrava buono. C'è una storia discreta, più che discreta, di Ruio con i disegni di Saudelli, che è la prima volta che fa Tex ed è un grande autore. C'è Boccia, un grandissimo autore, una storia del Morisco con i vampiri, la prima volta che sono i vampiri in Tex mi sembrava venuta benino, come minimo. Oh, è imbarazzante, cosa devo dirvi? Non so perché Bisognerebbe adesso bisogna tassare le cambiare. lamentele, così ce ne sarebbero molte di Sì, meno. vabbè, dai. Bisogna accettarle, No, sai, chiaramente. dire Mauro, a te non ti manca. Come imbarazzante. si deve dire, accetto volentieri quando sono motivate, danno un po' fastidio quando sono appunto come questa, out of the blue, è imbarazzante, uno chiede ma perché? Poi leggi anche i testi scritti da Colombo, da Barbieri, eccetera, sono carini, poi qui non capisci. Boh, Non ti è mai capitato è imbarazzante, no? di litigare con la critica online o sui forum o magari con qualche youtuber che ti fa una critica, una recensione negativa, diciamo, Ci sono immotivata? dei youtuber, non so per dire simpatico, ma non è molto simpatico, ma che ogni tanto, che Ho per esempio capito già di chi parli. a lui è piaciuta, a lui ha detto cose buone su un paio di storie, anche forse sul magazine, ma gli è piaciuto il magazine di prima, quello, sapete, quella storia in cui Tex ha tutti, sono tutti quegli autori che si mettono insieme e Tex ha una storia un po' ai confini della realtà, no? Quello, il magazine da 5 anni, quello mi ha soddisfatto, gli è piaciuto abbastanza, credo. E quello gli è piaciuto, però in genere invece prende gli albi, ma non solo quelli di Tex, eh? Li legge sul cesso e poi li butta via in uno scatto Ho di ira. capito che parlavi di lui. Il posteriore, eccetera. Beh, questa cosa Quelli abbiamo nominati. diciamo così, è un po' pagliaccesca, diciamo, non è da prendere sul serio. Questo è 75, quello Sì, che dicevi adesso. quella è una storia che mi ha divertito a fare, perché ci sono tutti questi autori insieme. E non si può fare abitualmente. Poi è una storia, ripeto, è una storia che io penso sia abbastanza piaciuta. È una storia, si poteva fare una volta sola, una storia ai confini della realtà. Non raccontiamo la trama, ma la sapete già voi, almeno voi o quelli che ci seguono, eccetera, eccetera. Anche in questo caso ho ricevuto una lettera, il quale mi dice: è molto gentile questo signore, mi scrive, penso dalla Sicilia, no? Mi si rivolge a me e dice: non se la prenda, ma questa storia è una vera porcheria. Dice: anche la storia che ho letto di Mefisto l'anno scorso, ma questa magia in Tex, ma cosa c'entra? È immonda, no? E dice: non se la prenda, però, cioè, vorrei solo che le cose cambiassero. Cioè, mi dice che tutte le mie storie sono immonde, però è la cosa buffa di questo signore, che sembra che conosca solo le storie degli ultimi 2 anni. E io volevo rispondere, poi non ho avuto tempo. Scusi, ma io scrivo da 40 anni, ma le altre, perché mi chiama ora? Ma forse non sa che le ho scritte io. E quelle di Bonelli in cui c'era Mefisto, le ha lette, ma cosa ne pensa? C'era la magia anche lì. In questi casi bisogna sopportare, cioè digerire, sopportare, capire che c'è anche chi mi ha scritto, che ha scritto rispetto alla Mano Rossa, e per quello che io ho detto prima, in fondo stiamo facendo fumetti. Ci sono anche quelli là fuori che non sanno di cosa stiamo parlando e quindi magari scoprono cose di nuovo. Sono arrivati su Facebook e c'è un sacco di commenti. Quindi, ah, la Mano Rossa, che cos'è? È interessante, ma è una storia inedita di Bonelli, perché c'è scritto, ma è un soggetto ritrovato di Bonelli. È una storia nuova, ma che sono personaggi nuovi, cioè non sanno assolutamente di cosa stiamo parlando. Per cui, come vedete, non dobbiamo pensare come a volte noi all'interno e parlando sempre tra gli addetti ai lavori oppure tra i forumisti o i giornalisti web, come siete voi, critici, eccetera, che si sappia, che i lettori sappiano di cosa stiamo parlando. Semplicemente i lettori ogni tanto leggono una storia e gli piace, un'altra non gli piace. Guai se leggono il nome dell'autore, di solito non lo leggono e non lo conoscono. Se dovessero leggere il nome dell'autore su una storia che non gli piace, e non si rendono mai conto che è lo stesso autore delle altre 20 storie che magari gli sono anche piaciute, e quindi cominciano a odiare l'autore e parlarne male. Questa è una cosa che ho scoperto, proprio che ho verificato, che è proprio così. Ma tu hai dei, diciamo, mi verrebbe da dire dei leitmotiv di critiche mensili, quelli che arrivano un po' con lo stampino, oppure sono tutti diversi? Perché mi sembra quasi capire che c'è una sorta di Sì, no, quasi il leitmotiv degli stampino. ultimi tempi, avevo detto prima, e lo dico a chi si è collegato, che prima parlando da noi ho detto di cosa parleremo? Praticamente mi metto i sassolini dalle scarpe, non so se ho voglia di togliermi dei sassolini dalle scarpe sulle critiche, perché è anche controproducente, perché se dicono di me questo, molti che non l'avevano mai pensato, potrebbero cominciare a pensare, è vero,
noioso, è si proprio così. autoalimenta. E cominciano a... è umano, capito? Quindi ecco, la critica che ultimamente mi viene fatta è che le storie sono piene di dialoghi, che sono... Allora, può anche darsi che ci sia qualche storia più complicata di altre. Che siano piene di dialoghi, questa è una caratteristica che le storie bonelliane, storicamente, hanno da sempre. Le storie di Bonelli erano piene di dialoghi, le storie di Berardi e di Tiziano Scavi, delle origini almeno, non certo l'ultimo Scavi. Le storie di Castelli sono complicate, piene di dialoghi. Per cui magari se non piacciono neanche questi sono in ottima compagnia. Ma, però, ripeto, a me piacciono le storie, non dico piene di dialoghi, ma in cui i dialoghi non devono essere dialoghi di fuffa. In realtà tutti quelli che scrivo, secondo me, hanno un senso. Poi, se le storie sono complesse, io le preferisco. Ho sempre preferito le storie complesse. Mi dispiace, mi piace Dickens, mi piace Ariosto, per cui mi piacciono le storie complesse e intricate. Questo può essere un difetto. Non sempre, non sono tutte così, però mi piacciono. E una cosa che posso dire, sono difficili da scrivere, quindi se non altro c'è del lavoro. Sarebbe facile, sarebbe più comodo per me, e forse lo farò, penso di farlo, scrivere una storia dove c'è bang bang dall'inizio alla fine, e guadagnerei di più velocemente, e non sarebbe complicato per me. Ci sarebbe sempre qualcuno che direbbe: ecco, l'avevo detto io, Tex è solo un bang bang dall'inizio alla fine, questo Boselli scrive storie vuote senza senso. Capiterà anche questa prima o poi. Per cui, ecco, la critica che mi viene mossa, ma solo da qualche tempo, da un paio d'anni, è che le storie sono un po' verbose, che sono diventato verboso e noioso. Ma Ci penso, sarà Mauro, sicuramente. dipende. Penso Ci che sono dipenda dal fatto sicuramente. che alcuni lettori stanno perdendo l'abitudine a leggere, cioè, e si nutrono più che altro di immagini. Quello è sicuramente quello che penso io, anche se. Prima non riuscivano più a leggere i libri lunghi, poi non sono riusciti più a leggere i libri, adesso non riescono più a leggere i fumetti Bonelli. Quindi E in realtà alcuni diventa. scrivono proprio: il fumetto è fatto di immagini, a cosa servono tutte queste parole? Beh, insomma, Ma non può cioè, problema questo. di concentrazione alla fine. Milton Caniff, che c'era Terra dei Pirati, scriveva dei dialoghi molto intensi, molto lunghi, e poi aveva un ritmo perfetto, sicuramente superiore a me 100 volte. Intendo dire che però scriveva. Non Però era. tu hai detto gli ultimi 2 anni, corretto, che c'è questa critica. Non potrebbe coincidere, adesso vado un po' un tanto al chilo, abbi pazienza perché non ho tutta questa memoria, Sì, ma sì, sì, sì. non potrebbe coincidere un po' anche con questo nuovo assetto di Tex, almeno io ce l'ho visto, questo tentativo riuscito anche di inserire Tex nel suo contesto storico, quindi molto spesso le storie hanno bisogno anche di essere assestate all'interno della storicità, ovviamente quando racconti eventi o personaggi particolari, comunque devi contestualizzare magari una parte di quei dialoghi lunghi, un po' Certo, alla ma guarda, Castelli. hai ragione parlando di Tex Willer, però Tex Willer è una serie a parte, non tutti la leggono, solamente un terzo dei lettori di Tex leggono Tex Willer, poi ce ne saranno anche di quelli che leggono solo Tex Willer, ma intendo dire, i numeri sono questi. Quindi Tex Willer è così e sono sicuro che ho fatto un paio di storie in cui forse qualche disequilibrio dalla parte versante storica, in qualche sono cose che poi vengono un po' riprese da altre scene, c'è anche stato. Non ci sarà quest'anno perché sono i soggetti di Bonelli e non ci sarà in futuro perché ho cambiato stile ancora una volta. In text però non è così. Ecco, più che altro secondo me l'errore, lo dico sempre anche con Giusfredi, ma io lo sapevo, ma in casa editrice siamo andati poi come per la tangente senza pensarci perché non avevamo alternative, era di fare una storia di Mefisto così lunga di sette albi che ha stroncato un po' le gambe ai lettori, no? E poi c'erano, ma io poi non immaginavo che ce ne fossero così tanti che odiavano il magico in Tex. Anche lì, poca memoria storica, era 20 anni che non c'era Mefisto e molti non lo conoscevano più o se ne erano dimenticati. Quindi è stato un po', sono uscite sulla serie regolare un po' di storie mie lunghe, che un po' intense, come quest'ultima del Borneo. Su quest'ultima del Borneo. Qualcuno ha scritto, ed è questo è sorprendente, che questa storia non solo era noiosa, ma era assurda perché c'erano 320 pagine di prologo e 20 pagine di storia. Sì, no, giuro, lo puoi leggere sul foro di Tex. Questo tra l'altro è un ragazzo intelligente che all'università che io conosco, che da un po' che non leggeva Tex, si è rimessa a leggere, questa non gli è piaciuta, è legittimo, ma ha detto questo. E che è una cosa che poi tanti hanno detto, ma non si sono resi conto che la storia inizia a pagina 1, non è che inizia quando...
Cioè che non è che inizia la storia quando arriva in Borneo, che è dopo 250 pagine su 440, oppure quando c'è la scena finale. La scena finale è la scena finale, non è la storia. Questa è follia. È come se uno decide che Tre Moschettieri non inizia con l'incontro di Athos, Porthos, Aramis con D'Artagnan, ma quando loro vanno a prendere i gioielli della regina. Ma perché? No, io però su quella storia ho un punto da chiederti. Adesso non voglio fare polemica, però ho un punto da chiederti finale. Perché mi è rimasta sta cosa. Effettivamente è una storia molto lunga, c'è uno spostamento, c'è anche in una sorta di riscrittura di valori, di riuscire a pronunciare, su mancanza, giusto, si pronuncia così. Certo. Lo vediamo tornare nel suo paese in un certo modo, non voglio fare troppo spoiler, anche se quello che chiederò è spoiler puro. La domanda è, come mai questa scelta di crearci tanto hype per uno scontro che sembra finale tra Tex e lui, e invece poi non farcela? Allora, perché? Non ti nascondo che io so benissimo quali sono i difetti delle mie storie, e potrei anche parlarne qui e potrei anche parlare di questa, no? Allora, questa storia nasce come un tentativo di dare un finale più nobile a Suman Khan, perché era anche l'intento di inizi, poi magari non gli ho fatto un favore, non lo so, non me l'ha detto. Ma io ci tenevo, perché devo dire che l'ultimo finale l'aveva proprio buttata via lì, secondo me era arrabbiato per qualche motivo, fa mettere Tex in pericolo e fa uccidere la Tigre Nera da Devlin. Questa cosa io non l'accettavo, perché la Tigre Nera è un personaggio che mi piace, è un personaggio di Tex, è di inizi, ma fa parte del canone ormai, no? E quindi gli ho chiesto il permesso di fare il finale che lui avrebbe voluto fare, cioè di questa cosa alla Sandokan. Lui ha detto un giorno, e non può tirarsi indietro, l'ha detto, che avrebbe voluto fare questa storia. Anche Bonelli l'aveva, Sergio Bonelli l'aveva respinta. Allora, quindi questo era l'intento, quello di rendere Suman Khan il personaggio salgariano che era in origine. Anche in questo caso non si può negare che lui abbia, anche se lo nega, ma che lui abbia pensato a Sandokan, lui lo nega, però certo. È assurdo. Si sarà dimenticato, ci sono delle evidenti somiglianze. Quindi Suman Khan è chiaramente una carogna, però una carogna che negli intenti e nel finale, negli ultimi episodi, che non sono i migliori, la storia iniziale è la migliore infatti l'abbiamo ripubblicata nelle grandi storie recentissimamente, l'ultimo volume uscito. Suman Khan dice proprio questo: avremmo dovuto essere alleati tu e io, no? Questo è un gancio bellissimo, è un gancio. Per cui quello che dici tu non poteva avvenire, non era stato mai nelle mie intenzioni che ci fosse lo scontro. Nelle intenzioni di inizio avrebbe dovuto esserci un'alleanza. Non so come l'avrebbe fatta, se Nizzi avrebbe avuto la capacità di farlo bene o male. Io non mi sarei fidato, nel senso che forse Sergio ha visto in questa proposta una cosa, un tabù che non si doveva infrangere, cioè la carogna che diventa alleato di Tex. Anch'io sono d'accordo che non doveva essere così. Per riuscire a fare questo incrocio in modo che Suman Khan potesse vendicarsi degli uomini bianchi nel modo giusto questa volta, e Tex potesse in un certo senso a latere essere suo alleato, non si dovevano incontrare mai. Non era possibile altrimenti. Lo scontro non era previsto proprio, l'alleanza neanche. Questa è stata l'unica scelta che mi era concessa. L'unico, quello che io trovo un difetto di questa storia, ma che però è inevitabile nel nostro lavoro, anzi, miracolo che mi capiti non così ogni volta, è che dovendo lavorare su non solo su tante storie contemporaneamente, ma avendo dei limiti narrativi, tre albi, quattro, se facevo cinque sarebbe stato folle, non avrei avuto il tempo. Venturi sarebbe morto, perché è andato anche piuttosto veloce per il suo standard, quindi ho dovuto chiudere in un quarto albo, quando se ne avessi avuto quattro e mezzo avrei fatto un lavoro migliore. Questo è sicuro. Però allora, quindi questo è il difetto della storia. Il difetto della storia non è la preparazione, il viaggio, che anzi secondo me il viaggio è la parte migliore ed è parte della storia, non è un prologo. È proprio il finale che per vari motivi poteva avere a disposizione delle pagine in più, che avrei potuto scrivere con grande facilità, guadagnando appunto
quei quattrini che invece non mi sono guadagnato perché ho fatto più fatica a stare concentrato. Cioè, se avessi scritto 100 pagine in più, l'avrei fatta più facilmente, ci avrei messo meno tempo. Invece così ho dovuto concentrare. Quindi l'altra critica mi ha veramente fatto incazzare su questa storia è di quello che mi ha detto, ma che palle, non succede niente in questa storia. Non succederà qualcosa che piace a te, ma che non succeda niente è una follia. Succede tanto. Ci sono gli adoratori del voodoo, i viaggi attraverso l'oceano, gli scontri navali, le esplosioni, le risse nel Centro America, ci sono i tagliatori di teste, i caimani, i coccodrilli, i caimani, ma anche i coccodrillo. Cioè, dire che non succede niente, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? La storia non comincia e non succede niente. Chiaramente questi... Non uso le parole che dovrei usare per parlare di queste persone, del loro modo di usare il cervello. Ecco, quindi capisci quando mi incazzo. Non è perché dici la storia non mi è piaciuta o è noiosa o è troppo affrettato il finale o c'è troppo dialogo. Questo è legittimo. E ci sono delle mezze verità che anch'io concepisco. A dire queste cazzate, dire, capito, a questo punto, ma dire, vabbè, ma con questi non ci parlo più, ma cosa serve? Cioè, non hanno proprio, non sanno il loro lume, la loro bussola è impazzita all'avventura, insomma. Però tu allora in questa storia questo discorso l'hai portato sui figli, perché invece i figli collaborano, quindi alla fine hai fatto il transfer lì, quello che doveva essere, non si poteva fare. È nata quell'altra cosa grottesca, vi racconterò un aneddoto divertente. È nata quest'altra polemica folle, per fortuna che non sono più sul forum, perché sennò gliene direi quattro, ma siete dementi, hanno detto che i due sono gay perché sono diventati amici. Io sono andato a rileggermi tutti i dialoghi. Non solo litigano, cercano di ammazzarsi all'inizio, dopo giocano a scacchi, non penso che uno si voglia portare a letto uno con cui gioca a scacchi, non è implicita, neanche né implicitamente né esplicitamente. Certo, hanno degli ideali comuni e diventano amici, ma è capitato anche a voi, immagino, non c'è nessuna, tranne la frase che dice la tigre nera, quanto me l'ha scritta, cioè i nostri, noi siamo odiati, i nostri figli sono amati, ma ripeto, in malese e in inglese vuol dire essere amici, non andare a fare certe cose. E non c'è niente di tutto questo, però è nata questa incredibile polemica secondo la quale io questa storia l'ho scritta senza accorgermi che avevo fatto diventare kid gay, ripeto, se la leggete bene non c'è questo appiglio. Allora io avrei voluto intervenire e dire questa cosa qua. Se voi leggeste i romanzi ottocenteschi, se voi leggeste Dumas, sto leggendo i Visconti di Bragelonne in questo momento, avevo letto 20 anni dopo Tre Moschettieri del suo tempo, scoprireste che Athos e D'Artagnan e Porthos e Aramis, quando si incontrano, si abbracciano sempre e si danno grandi manifestazioni d'amore, ma perché questo è lo stile del romanzo ottocentesco. Siamo nell'Ottocento, siamo in un romanzo salgariano. Tex e Dianez fanno le stesse cose, cioè Tex e Dianez, scusate, Sandokan, e quindi mi sembrava normale che ci fosse, ma abbracci non ce n'è, cioè non c'è niente, però tuttavia questa cosa, penso che siano loro che abbiano qualche problema, cioè che abbiano qualche problema di distinzione, di e qualche pregiudizio o qualche non so come dire, che pensano male, esatto. La cosa buffa è che poi è intervenuto un lettore e ha detto la stessa cosa, è successo proprio ieri mattina, ho aperto il computer e ho letto, guarda, perché questi non conoscono Dumas, probabilmente Boselli è un lettore di questi romanzi classici, Dumas, Salgari, che giusto la cosa che volevo dire io, l'ha detto lui. Concludo però l'aneddoto. Ieri sera ho finito a tarda notte il primo volume del Visconti di Bragelonne in francese. Sappiate che sono 2700 pagine, quindi finire il primo volume a 800 pagine è già un buon risultato. Arrivo alla fine, e è un romanzo storico che consiglio a tutti. Non c'è molta azione, c'è solo parlano, non piacerebbe ai nostri lettori. Azione è nervosa, quindi. Azione pochissima. Però verso la fine, tutti questi personaggi che appunto, ripeto, si abbracciano, eccetera, eccetera, ci sono dei personaggi storici, il fratello del Re Sole, il Re Sole, la regina che sposa il fratello del Re Sole. A un certo punto c'è il favorito del fratello del Re Sole. Io dico, il favorito, il cavaliere di Lorena. Il dialogo è scritto in un certo modo. Mi prendo Wikipedia e dice, il cavaliere di Lorena c'è scritto, era l'amante del fratello del Re Sole. Ah, dico, vedi, in questo caso effettivamente bisognava pensare male. Ma poi, se contestualizzo... Mosso da untarlo, mi sono andato a vedere gli altri personaggi. Vediamo Buckingham. Buckingham è un personaggio eroico, è come D'Artagnan, versione inglese.
Buckingham aveva degli amanti, sia femmine che maschi. Cominciato a pensare, forse non è così. Sono andato a vedere un altro personaggio, che è l'amico del figlio di Athos, per cui è uno dei personaggi principali, The Guiche si chiama, grande spadaccino. E io dico, grande Don Giovanni. Ah, bene, grande Don Giovanni. Non faceva distinzione tra maschi e femmine. A questo punto, siccome ho scoperto che anche il re Carlo I d'Inghilterra e anche il re Sole aveva questa tendenza, ho detto, ma forse ha ragione loro, sono io che non sono alla page e non sono... Cioè, il 600 sta tornando e quindi siamo... Quindi ho capito, alla fine ho scoperto che tutti tra di loro, io pensavo che fosse tutta una roba di amicizia fraterna, invece si facevano queste cose che non dico, ma se fossimo noi quattro in un bar direi esattamente quello che ho pensato che facevano. Quindi alla fine sono rimasto, ho pensato che anch'io avevo qualcosa da imparare. Quindi la prossima volta starò ben attento alle parole che uso in una storia. Alle situazioni che non ci sia ambiguità, farò vedere che quando il figlio della tigre nera va a parlare con Kid, si porta dietro una ragazza e poi dice testualmente: adesso siccome non combattiamo insieme, però intanto vado con questa a letto, perché ne vuoi una anche tu? E Kid però dovrà dire di sì, e ci sarà poi l'altro lettore di text e dice: come fai vedere Kid che va con una ragazza senza il sacro vincolo del matrimonio? Bonelli non l'avrebbe fatto. Capisce, non se ne esce. Kit non è proprio immune al fascino femminile, no, diciamo, infatti. Che ha preso più dallo zio acquisito che dal padre. Questo è quello che penso io, infatti Kit è l'unico personaggio che in un caso almeno, anche se lo fa per motivi particolari, lo vediamo in un bordello, nel Texone di Maio. Sì. Questa cosa è passata abbastanza, forse dovrò farlo di nuovo. Comunque, ragazzi, se siete d'accordo recupero altri commenti che ci sono. Dai. Delle domande per Mauro, ovviamente. Nel text post 200, in diverse storie dei mitici GLB e Nolita si rinvengono tracce di castelli e sclavi. Sono interventi da curatore o i due hanno scritto storie intere, magari tra le nolittiane? Allora, di castelli non penso proprio. Prima volta che lo vengo a sapere, no, castelli sono sicuro che non c'entra. Sclavi sicuramente sì, ci sono degli interventi. È intervenuto anche in un dialogo, forse anche due, ma della storia La minaccia invisibile, che è la mia prima storia scritta insieme a Gianluigi. Ha riscritto un dialogo molto sclaviano, che io riconosco ogni volta che apro quella pagina, perché molto sclaviano. Non vi posso dire quale, ma se uno rilegge la storia, il dialogo sclaviano è anche lui, si vede. E quindi faceva degli interventi, ha risistemato diverse storie dell'ultimo Gianluigi che avevano un po' di buchi narrativi, in qualche modo con grande attenzione, ma non ha scritto intere sequenze, ha solo tagliato e aggiustato quella, non ha mai scritto una storia di Tex. Poi c'è John Wayne praticamente che ti chiede: noi texiani abbiamo un cuore di avventure dei primi numeri, c'è stata da parte tua una maggiore difficoltà nel riprendere i soggetti di Bonelli padre? Dipende, ecco, vorrei chiedere però in che senso difficoltà, paura di lesa maestà o qualcosa del genere, non lo so, difficoltà no, anzi sono veramente avventurosi. La difficoltà, semmai, se vogliamo proprio essere sinceri fino in fondo, cosa che appunto è pericolosa, ma le storie, quelle storie lì, se le prime in particolare, no? Se le analizziamo col senno di adesso, sono piene di buchi logici. Non stanno veramente in piedi, quindi la difficoltà è stata renderle totalmente credibili e penso di esserci riuscito. Quindi, quindi gli interventi erano pochi, perché se fossero state così terribilmente illogiche non sarebbe stato possibile. In realtà era solamente molto veloce, come ho detto, lui faceva delle ellissi narrative che non spiegavano alcuni passaggi. Io ho tolto, cioè non tutte queste ellissi, ma alcune le ho tolte, altre ne ho messe, e in questo modo la storia funziona anche agli occhiuti analisti di oggi, che trovano errori dove non ci sono, oppure ne trovano più del necessario. Per cui questa è stata la difficoltà. E per quanto riguarda invece, mi sono divertito molto, anzi magari avessi sempre la possibilità di lavorare con un soggetto già pronto, così vado più veloce, no? Senti, c'è Simone Meloni invece che ti chiede se Colombo tornerà prima o poi a scrivere delle storie di Dampier.
Colombo sta scrivendo una storia di Dampier che potrebbe essere anche pronta quest'anno, dipende dal disegnatore. Anzi, devo dire che per evitare che lui fosse, si sentisse il fiato sul collo, la sta curando Jus Freddi e non la sto curando io. Quindi uscirà, beh, la leggerò al momento della stampa, evidentemente, per le correzioni di possibili refusi del letterista, ma non vorrei metterci le mani per niente, vorrei che uscisse come l'ha pensata Colombo, toglierò solo le parolacce estreme, se ci sono parolacce estreme. Senti, c'è poi Francesco Alaimo che ti chiede se si è mai pensato all'incontro tra Tex e Blueberry. Ma credo che sarebbe bello, mi piacerebbe, però non saprei neanche a chi rivolgermi per una cosa del genere. Non so, non saprei. Dovrebbe pensarci uno dei direttori a proporre una cosa del genere. Ma non stanno in epoche diverse? No, Forse è no, più vicino a Zagor, Blueberry. no, la stessa epoca. No? Ma basta, ero Guerra e Pace. convinto. L'epoca delle guerre Pace di Geronimo, qui 1880. Senti, mentre Luigi Cap ti chiede quando uscirà la storia con il team up con Rick Master e ci saranno altre storie team up con altri personaggi? Allora, non siamo tantissimo avanti, siamo a 160 pagine con Benevento, il quale si è rivelato abbastanza lento, quindi non lo so. L'anno prossimo, forse, non quest'anno. Quest'anno no, di sicuro. Ci proviamo per l'anno prossimo. Team up con altri personaggi per Tex non sono previsti per il momento. No. Senti, c'è Francesco Metalli che volevo chiedere al signor Bonatti quale fosse un disegnatore dei vari Texoni pubblicati finora con il quale gli sarebbe piaciuto lavorare e non ha avuto l'occasione di lavorarci, Texoni, Inizi, Manfredi, eccetera. Ce ne sono probabilmente tanti. Adesso mi viene in mente Parlov. Mi spiace che Parlov abbia smesso di lavorare a Tex prima che io potessi scrivergli una storia. Goran Parlov era fantastico, ma cioè è fantastico tuttora. Però abbiamo Gomez adesso. Quindi. È un buon cambio. Sì, Gomez sta lavorando su diversi fronti. E poi c'è, ho visto che Alessandro Bocci ha pubblicato un video dove sta L'ho lavorando. detto. Non so se... Sì, l'ho detto all'inizio della. Peccato che sei collegato tardi, Martelli si chiama Francesco. Metelli. Metelli, è perché l'abbiamo detto all'inizio, sto facendo una storia di Dampier, sì, è un po' lento, ma è una storia storica, è ambientata nel 600. Però è un unicum, perché poi voglio fargli fare il Texuno. Questo è uno Altre scoop. domande? Io ce l'ho la domanda. Ce l'hai un personaggio con cui ti piacerebbe interagire? Nel senso, un personaggio che non hai mai sceneggiato, ma a cui piacerebbe Ah, volerlo interagire? Stavo pensavo per di fare la farlo stessa diventare. domanda. No, io avevo capito di farlo diventare vero con la vernice del professor Lambicchi, e Anche potrebbe allora pensavo svenire. a dei personaggi di Tex, avrei No, in pensato a. generale. In generale. Ma un personaggio di che tipo? Di... Allora, in Tex mi piacerebbe sapere qual è quello con cui non usciresti mai a mangiarci una bistecca. Non Invece, come uscirei, sci beh, non ci come usciresti Yama, mai. no, non uscirei con Yama. Cioè non. Con Invece, Yama come. non uscirei, sì. Esatto. No, invece, come personaggio del fumetto mondiale, uno che dici mi piacerebbe metterci le mani, senza avere una possibilità vera magari, però proprio di quelli che hai conosciuto e che hai letto. Ma mi è spiaciuto che qualcun altro abbia fatto l'incontro Conan e con personaggi Bonelli, perché mi piace molto Conan, e quindi secondo me avrei dovuto farlo io. Cioè, avrei voluto, ho detto dovuto, molto grave questo lapsus, però è voce della verità, evidentemente, voce del senza fuggita. Quindi, anche perché conosco benissimo lo stile di Howard, e quindi non è che dico lo posso fare meglio, no, di qualcun altro, cioè, però posso replicare lo stile di Conan. Non sempre quando prendono in mano un personaggio, gli autori pensano a. Ah, beh, dicono anche lo stesso anche di me su Tex, per carità, però io ci provo un pochino nel mio piccolo. No, non sempre gli autori riescono a dare quella stessa tipo di narrazione, e quindi avrei voluto provarci. Così. Poi Conan non lo ritengo un autore, un personaggio dei fumetti, lo ritengo più un personaggio della letteratura, però.
se mi parli di personaggi dei fumetti, boh, Mandrake, dico Mandrake come si diceva una volta di Lee Falk. Farei una bella storia di Mandrake contro il Cobra, ambientata nel moderno Yemen. Senti Mauro, il personaggio che non prenderesti mai in considerazione invece, perché Che non sono prenderei curioso. mai in considerazione. Ma perché Personaggio che vuoi farmi parlare di un io. personaggio che detesto? Non saprei quale potrebbe essere. Non penso di detestare dei personaggi dei fumetti. Mi piacciono tutti. Allora. Mi piace anche Ricochet, cioè, mi piace Diabolik, mi piace Michel Vaillant. No, perché dovrei. Non so, non mi viene Allora, in mente. ti posso Forse un aprire personaggio di un fumetti porno, non me ne frega niente, perché sono sempre anche disegnati male, ma non riesco a capire i fumetti porno. No, ti apro una parentesi, che prima parlavi di Duma, Invece eccetera. Vampirella Quindi, mi piace molto, vorrei fare una storia di Vampirella. Dai, dice. vabbè, ci sta. No, prima si parlava di Duma, quindi di cappa e spada fondamentalmente, di Certo. moschettieri. Siccome anche se entriamo un po' nel metafumetto, il moschettiere è legato alla storia di Tex, se vogliamo proprio andare fuori dal seminato di Tex, perché penso a occhio cupo. Oggi, in Casa Bonelli, si può pensare di recuperare un personaggio come Occhio Cupo o comunque un cappa e spada, non dico che ricalchi fedelmente Dumas, ma che sposti in quelle atmosfere? C'è possibilità? Ma ci sono state delle storie, mi pare, ci sono stati Sì, dei le storie sì. tentativi. Non mi ricordo quali in questo momento, ce n'era una di Gualdoni, mi pare, che era un po' bizzarra, e poi, boh, c'erano delle storie. Ce n'erano un paio proprio di moschettieri veri e propri, però erano un po' confinate lì. Io parlavo di qualcosa di più ampio respiro, anche magari miniserie o qualcosa del genere. Beh, si potrebbe fare tutto, però le energie, il tempo, i lettori sono quelli che mancano. Ripeto, anche In il che lettore. percentuale? In che percentuale le tre? Beh, di energie, cioè zero, perché bisogna dire che il tempo è meno che zero, e di lettori quasi zero. Non credo che una serie di capi e spada avrebbe molte possibilità di essere in edicola. Cioè, i francesi ne hanno fatte tante nei loro albi, nel loro Sì. album, però di recenti non ne vedo. Sono stato a Parigi recentemente. E non so chi di voi c'è stato, ma la Io brutta notizia, 1000 anni fa. ecco appunto, ma io sono andato 1000 anni fa. recentissimamente. E la brutta notizia è che rispetto a 3-4 anni fa, dove già nei negozi di fumetti francesi, comunque in vetrina c'erano solo i vecchi fumetti francesi, cioè i rifacimenti di Asterix, di Professor Mortimer, eccetera, eccetera. Bene, adesso non ci sono più i negozi di fumetti francesi, almeno. Ci sono quelli di fumetti americani e i manga. I negozi di fumetti francesi sono di una tristezza infinita, non ci entra nessuno tranne me, e sono semivuoti. Cioè, allora, tu dirai, questo è mascherato dai negozi di fumetti dove c'è tutto, ma in quelli settoriali sono rimasti i manga e quelli americani, io parlo del centro di Parigi, e quelli di fumetti francesi sono una desolazione. Quindi anche la Francia, secondo me, non è più, cioè anche i giovani lettori francesi non seguono più il loro album. E credo che sia un miracolo che ci siano anche quegli americani, Mauro, perché penso che il manga stia, diciamo, divorando tutto. Gli americani in Europa ancora vanno, non vanno più in America. Ma in Europa ancora un po' vanno, no? Almeno in Francia ci sono, no? Quelli della DC, quelli della DC, della Vertigo e della Marvel, le varie cose, cioè, qualcosa c'è, però è chiaramente più di nicchia e questi negozi sono pieni soprattutto di statuine, action figures, eccetera. Questo vale anche per i negozi di manga, per i negozi di manga hanno. Beh, ma l'altro giorno passando per una libreria di Milano c'era scritto fuori, no, non so quale fosse, giuro, forse era una delle Feltrinelli. C'erano Beh. diverse insegne, quando leggi caffè, bibite, tavola calda, e c'era scritto manga, salone manga. Voi vicino avete la Salone Feltrinelli Piazza manga? del Sì, Monte. e beh, io credo fosse proprio quella. C'è scritto, com'è salone manga? Cioè, sulla vetrina. Cioè, effettivamente alcune delle librerie di Milano hanno interessanze con i manga, le librerie, con i Sì, fumetti non hanno avuto quasi... anche
Anche le Feltrinelli, cioè, come dicevi tu giustamente, ha proprio pareti intere Allora, questa occupate da. spiegazione, io non mi so dare una spiegazione vera, è come per il rap. Non mi so dare una spiegazione. Ma posso farti una domanda adesso un po' bruciapelo? Che Cioè, mia rapporto figlia ha dice con che sono un Banks? boomer, questo, però, insomma, quindi scrivo dialoghi lunghi, non mi piace il rap, non mi piacciono tanti mani. Dicevi no. No, l'hai appena accennato, però volevo capire un attimo il tuo rapporto con i manga a questo punto. Cioè, proprio una cosa che mi sta venendo spontanea a chiederti. Hai provato a leggerli nel senso come interesse professionale o hai trovato anche qualcosa che ti ispirava come lettura? Non me ne ricordo neanche più. Ho letto qualcosa, sì, ma non. L'ho letto Akira a suo tempo, Akira e gli Adolf, che non so neanche più quanti fossero, ma. I I tre tre. Adolf, Scusa, sì, non so di più quanti. Me lo ricordo un sacco di sono momenti. 7 volumi. Allora, non mi piace il disegno, perché è formulaico, non è realistico, non mi piace. Qui non posso dire che mi piace. Io sono per il fumetto americano, mi spiace. Ma E quello quindi storico. l'altra domanda che volevo farti diventa un po' ridondante, ma te la faccio Qual uguale. era? Siccome Tex è un personaggio, uso Tex e poi magari può essere qualcun altro, però Tex si è aperto a sperimentazioni, penso clamorosa quello di Serpieri, ma anche tante altre piccole chicche che avete fatto. Quindi reputi impossibile provare a portare un autore orientale a provare a cimentarsi con Tex, magari uno un po' più realista, cioè magari che ne Ma non so. so, cioè sono, consiglio, mi Sì, ci rimane. sono. Sì. C'è Inoue che fa Vagabond, che è molto realista. Lo Anche cercherò. Urasawa. Urasawa. Allora, devo dire, Urasawa. sono sicuro che queste cose sono bellissime. È una, beh, per mia difesa, non mi voglio appassionare anche ai manga. Se mi appassiono anche ai manga, sono finito. Dove li metto? Quando li leggo? Cioè, non, visto che, capito, non so se mi spiego. Non. Il problema è che io ho un difetto enorme. Se sento la musica cajun, mi appassiona la musica cajun. Se sento la musica zigana, quella no, per fortuna. Ma voglio dire, ma quindi, questo parlando di musica, parlando di libri, idem, cioè è un guaio. Se mi, quindi non mi dite di questi grandi autori. Per quanto riguarda l'adattamento Tex, non penso sia possibile, no. Sono molto più severo di molti altri su questa cosa. È chiaro che abbiamo usato grandi autori al limite come Breccia, il grande Enrique Breccia e anche Serpieri. Serpieri stiamo ristampando l'album perché è esaurito e Serpieri farà una presentazione a Milano con firma copia dell'album ancora, credo. Meraviglioso. A me Non so se manca, non sia vedo quello l'ora che che esca. Quella era una storia particolare. Ovviamente lì abbiamo volutamente lasciato briglia sciolta. Non c'è altro modo, ma non è che possiamo farlo sempre. Con tutti, per cui purtroppo abbiamo avuto una preferenza per Serpieri. In quanto a Breccia, che siamo sempre in contatto, si spera sempre che possa fare un secondo cartonato, perché lui ha poco tempo, io ho poco tempo, per cui non so se lo faremo, insomma, però ha già fatto un cartonato e un testone, quindi un po' di No, beh, visto visibilità. che, no, visto che mi ricordo che in passato avete usato anche autori stranieri americani, ho detto magari chissà un'apertura da quella parte. Allora, ma innanzitutto c'è il problema della lingua. Se sanno l'inglese, forse è possibile. Il giapponese non ce la caviamo. E Ci poi non mandate so. giù spray. Ma Ci mandate forse. giù spray da parlarci. Allora, se mi mandi qualche esempio, oppure mi date qualche nome di autore realistico, però attenzione perché si potrebbe fare un cartonato colori. La lunghezza è minore. E questi autori stranieri forse se la sentono. Un Texone è fuori da ogni. Cioè, ormai Penso sia difficile quello. già 30 anni fa si faceva fatica, figuriamoci adesso. Non viene così. È un formato estremo. I formati Bonelli ormai sono estremi, per quello che abbiamo appunto qualche critica anche sulla quella che viene chiamata da loro una specie di logorrea di testo, ma per riempire una serie di 400 pagine è un romanzo, non è un fumetto come Certo. della Marvel che sono di 20 pagine. Poi però allo stesso modo c'è qualcuno che scrive che non legge Tex Willer perché sono storielle. Dico, in che senso sono storielle? Sono albi brevi, 60 pagine per loro sono albi brevi, quindi noi dobbiamo seguire il lettore che
tradizionale nostro, che vuole gli albi lunghi, le storie lunghe. Ci sarà anche chi criticherà, però più o meno, finora la maggioranza ancora ci segue. Quando, cioè, Tex non si può adattare a altri formati. Le storie brevi non funzionano tanto, l'avete visto, no? Non c'è neanche un gran pubblico per le storie brevi. Alcune sono carine, altre meno, ma non è il suo genere. Quindi i cartonati hanno trovato una nicchia non di grandissimo venduto, ma buona, considerando che vanno anche in libreria. Quindi i cartonati vanno abbastanza bene, molto meglio di qualsiasi albo francese alla francese da Bonelli abbia mai pubblicato in passato. Cioè Tex tira anche in quel senso, no? E quindi ne stiamo facendo ancora, ci sarà Rotundo, ci sarà Gomez di nuovo, insomma, e via. Ah, li state vedendo ancora come un evento o sono diventati una collana di Tex regolare, tra virgolette? Perché io li vedo ancora abbastanza come un evento quando ne esce uno. Però sì, grazie. È una cosa tua personale, ma noi, vabbè, non so come intendo. Per me è una collana regolare ormai, non abbiamo neanche più il tempo di seguirli più di tanto. Cioè non ci sono incontri in librerie, sono un po' andati... Dopo il Covid questa cosa è un po' finita, no? Neanche io non ho tanta voglia di farli, per cui è una collana che ha i suoi alti e bassi, ma generalmente si tiene, è molto regolare rispetto alle altre, non ha dei picchi o delle cadute o una discesa, cioè tiene molto bene la collana degli albi cartonati da francese. Questo è importante. Mauro, allora, siccome il tempo stringe, se sei d'accordo andrei praticamente a esaurire le domande di chi ci sta seguendo. Passo questa qui di Leonardo Bambini. Fin dove potrà arrivare a spingersi la serie di Tex Willer? C'è un limite temporale oltre il quale Boselli non vuole andare? Allora, il limite temporale penso che sia il mio limite temporale, quindi diciamo la verità. Quindi in realtà non c'è mai un limite temporale nella produzione di editoriale, non parlo adesso di produzione artistica, artigianale o letteraria o narrativa, parlo proprio di produzione industriale editoriale, perché se una cosa funziona non c'è limite. È chiaro che Tex Willer, secondo me, se fosse per me e non fosse questo il ragionamento, si esaurirebbe poco dopo il centesimo numero, cioè dopo il matrimonio di Lilith con Tex. Io vedrei al massimo la storia nel nord, però quella mi creerebbe dei problemi come quelli di cui parlava il lettore prima, nel senso che mentre le primissime storie le ho toccate volentieri e senza, penso di aver fatto danni, almeno io non penso di non averne fatti, perché sono storie che occupano i primi due volumi della serie storica e sono molto ingenue ancora. Il fuoco, secondo me, è il primo grande capolavoro di Bonelli, quella storia del Canada, e quindi non me la sento di toccarla, quindi non lo farò, e quindi per me la saga di Tex finisce prima, ce lo dico qui. Poi la casa editrice deciderà se per continuare la serie, se varrà la pena di far continuare la serie qualche altro autore se lo trovano, ma penso che finiremo con il matrimonio di Tex con Lilith e più o meno, e le altre storie che escono dopo infatti stanno già uscendo negli special. Io scrivo storie che si svolgono dopo, slegate dalla continuità. Allora, questa è la mia intenzione. Poi, se mi trovano il siero dell'eterna giovinezza come quella che ha scritto Gius Fredi in gli ultimi cartonati, allora magari posso andare avanti. Senti, c'è Carlo Fusacchia invece che ti chiede il tessone di Cestaro. Il tessone di Cestaro è un altro problema in cui si parla del limite della vita umana, perché è chiaro che Cestaro non ha cominciato un anno e mezzo fa, però sono solo a pagina 20, per cui può diventare uno di quei tessoni lunghissimi. Io dovrei scriverlo subito, così almeno finire. Non posso farlo perché ho altro da fare, perché se lo scrivessi ora, il Cestaro va avanti a disegnarlo, io magari dall'alto dei cieli posso vedere se esce, no? Ma se aspettano che io lo finisca al loro ritmo, c'è il pericolo che questa texone sia un'opera postuma per tutti e tre. Sono a pagina 20. Sono a pagina 20. Vuol dire che uno dei due è in ritardo, perché di solito se li dividono, quindi in teoria uno dei due in due fanno questo. Fanno
Se si fossero collegati, ma io dirò spesso le orecchie, tanto non cambia nulla. Vabbè. Ovviamente poi c'è la domanda di Moreno che dice: la mano rossa fu notevolmente censurata negli anni successivi e nelle varie ristampe. La versione su Tex Willer, a che versione farà riferimento? La versione a cui farà riferimento sarà la versione che io mi ricordo e quindi quella che ho assimilato. Ma fortemente censurata, mi piacerebbe che mi dicesse in che senso fortemente censurata, con le parole, no? per i dialoghi, giusto? Se non sbaglio, sì. Beh, sì, ma noi ce li facciamo la versione originale di Bonelli, quindi spero di non aver fatto errori a questo punto. Per esempio, faccio un esempio che non riguarda la mano rossa, ma riguarda la storia della River Queen. Ci sono due fratelli cattivi nella storia della River Queen, e a un certo punto nelle ristampe vengono confusi, mentre nelle stesse originali no. Quindi io ho riportato, qualcuno dirà, ma c'è un errore? No, non c'è un errore, io ho riportato alla lezione originale di Bonelli. La stessa cosa avevo fatto per Coffin Boffin, che Coffin veniva, cioè nella storia del passato di Taxi lo chiamavano Boffin, invece era Coffin, questa era la scelta di Bonelli, e anche di Gale, perché il personaggio è uguale. Quindi sono abbastanza sicuro che il dialogo sia ispirato a quello delle strisce. Chiaramente ci sono delle aggiunte, per cui non è paro paro, perché dobbiamo riempire delle pagine in più. C'è Joe Wayne che ti fa una domanda al volo: pensa si farà mai un film su Tex? Quello del Dampir era veramente bello e fedele alla sua creatura. Non lo so, anche lì sono un po'... sono pessimista stasera, non so se avete notato, ero molto più entusiasta nell'incontro che mi fa 2 anni fa, se ho un ricordo piacevole. Non lo so, non è la minima idea, non mi riguarda, penso, per cui non ne so nulla. Nel caso di Mauro, però con Giuliano Gemma al massimo. Come dici? Al massimo recuperiamo quello vecchio con Giuliano Gemma, lo sì, restauriamo. Quello devo dire che purtroppo non è tanto ben riuscito, anche quello non è migliorato neanche col tempo e con la nostalgia. Mi è piaciuto anche il diavolo di Luca, allora, sì. Quando scrivi le recensioni positive alle mie storie dirò beh Gianluca piace. ma mi sei rovinato la piazza in questo momento. La cosa chiara è che in quel film che è venuto così male, purtroppo, invece eravamo coinvolti io, Bonelli padre e Bonelli figlio secondo, per cui però cioè, non è che abbiamo potuto decidere, però insomma la storia è stata scelta, la sceneggiatura è stata corretta, poi però quando è arrivata in mano al regista è quello che è venuto fuori, è quello. Era un po' ingessato, ecco, quello sì, la recitazione un filo ingessata. Perché la sceneggiatura è stata corretta dallo staff B, diciamo, quello composto da Gianluigi Bonelli e dai suoi assistenti non riconosciuti mai, ma che erano quell'epoca. E quindi però è quello che è saltato fuori. Io l'ho visto al cinema, mi ero anche divertito, però poi un po' con imbarazzo, insomma. Allora, per quanto riguarda il film di Tex o la serie televisiva di Tex, non è che io non avrei delle idee, se me le chiedessero glielo direi e sarebbero delle idee adattate al giorno d'oggi dal punto di vista produttivo, nel senso ho visto come sono le serie televisive attuali, western anche, e quindi avrei l'idea giusta per Tex, ma nessuno me lo chiede, per cui no. Ma adesso è il periodo però, perché stanno tornando, anche soltanto sul magazine attuale già ne parlate, sta tornando questa voglia di West, quindi magari una serie TV, secondo me su Tex starebbe meglio l'idea di serie TV rispetto a che sarebbe stata meglio anche su Dampier, ormai le serie TV per quanto riguarda le saghe complicate e le serie TV sono l'ideale, perché adesso le serie TV non la continuano, ti hanno la complicazione, lì la complicazione è accettata. Devo dire che mentre mi stupisco di quelli che trovano complicati i nostri fumetti o i miei fumetti in particolare, però vedono queste TV, io non ci capisco, a volte non ci capisco niente, per cui faccio, oppure dico ho capito, però ci arrivo dopo,
Sto guardando, forse lo leggo perché mi addormento. Sto guardando True Detective. Io in True Detective non ci capisco Ah, niente. guarda, True Dipende dalla Detective, stagione, no, ma tutte, però. ma lì, No. proprio lì non capisco l'importanza di certi. Cioè, mentre ci sono delle serie gialle, anche divaganti, ho visto le serie islandesi bellissime, dove tutto secondo me ha un senso, le parti psicologiche, le parti divaganti. Invece in True Detective, le parti divaganti secondo me non hanno nessun senso. E ogni tanto arrivano dei personaggi, dicono delle cose, ma io ho perso qualcosa, mi sono addormentato. Questo succede. Per cui non so perché la sto guardando. Invece Senti, sono serie meravigliose, quella di Bass, la serie del Bass, quella del giudice Parker, insomma, quella è bellissima. Oppure il mondo dei robot, versione serie Ah, televisiva. Westworld. Sì, Westworld. per parlare di serie western o pseudo-western, è una serie bellissima. E lì c'è anche appunto questa doppia velocità temporale, che è quella che io applicherei anche alla serie Tex. Ah, aspetta, sono arrivate delle cose sulla Sì, no, censura infatti, italiana. sì, esatto. Praticamente, a proposito di censure, Moreno ti ha Ecco, risposto. Nella serie Tex originale vuole uccidere misterioso crudelmente. Moreno R, che però in realtà non credo sia così misterioso, li vuole uccidere e crudelmente. La scena nella grotta, nell'originale li vuole uccidere. Allora, lì ammetto, gli darò un dolore. Cioè, ho fatto due cambiamenti epocali. In uno ho tolto l'arco con cui Tex uccide e questo non è mai stato censurato, però l'arco non aveva senso narrativo, qui ho tolto l'arco con cui Tex uccide il primo dei banditi della Mano Rossa. Lo uccide con la pistola. Invece, in questa scena, non me lo ricordo bene, è possibile che adesso appunto Moreno, il nostro almeno R, che so che è molto severo, potrebbe anche linciarmi, però lo sto dicendo ricordando a memoria, la mia memoria non è più quella, che mi pare che per motivi di logica, dovendo lui scagionarsi dall'assassinio, non li voglio uccidere perché sarebbe stupido uccidere, in quanto lui non si deve vendicare, lui si deve scagionare. E quindi ha promesso al colonnello Hogarth di consegnargli questi autori, poi gli consegna morti, vabbè, è un caso. Quindi non è che va lì espressamente con l'intenzione di ucciderli. Controllerò anche le strisce originali, io questo effettivamente forse l'ho fatto un po' a memoria. Se Bonelli ha scritto questo, mi sembra strano. Boh, controllerò, sono sicuro che abbia ragione lui perché è molto attento a questi dettagli. Dovrò andare a riprendermi la striscia originale e guardare. Senti Mauro, invece Maurizio Longinotti ti chiede di che tratta il Texone di Rubini. Allora, è impossibile da dire perché è troppo complicato e quindi questa è una delle storie complicate per cui mi verrò linciato, ma non è veramente complicato, semplicemente sono diversi fili narrativi, comunque c'è un tesoro, c'è un carico d'oro, ci sono dei banditi messicani, ci sono dei banditi americani, ci sono degli indiani, ci sono dei vendicatori, c'è uno sciamano pazzo, c'è un cercatore di piste che è Silent Foot. Che abbiamo già visto in altre storie. Ci sono delle torture. Che altro c'è? C'è ancora qualcosa? Perché non è. C'è un cacciatore di taglie. E poi ci sono Tex e Carson. Altro? Altro? No, penso. Senti, E ma cosa bella di Mauro. questa storia? Per cui per dire, no, aggiungo questo perché per dire che non c'è niente, che nelle mie storie non succede niente. È che in realtà questa storia è stata trasformata in un texone, il soggetto che avevo scritto per il secondo gran rifiuto di carnevale doveva essere il suo cartonato a colori, quindi un cartonato di 46 pagine, io avrei fatto stare quello che adesso, ovviamente aggiungendo qualche minimo dettaglio, farò stare invece in un texone di 220. Quindi, per fortuna che carnevale ha fatto il gran rifiuto perché sarei impazzito a raccontare questa storia in 46 pagine, però ci potevo riuscire. Bene, Mauro, noi siamo giunti al termine della. Non so se Gianluca voleva aggiungere qualcosa, non ti volevo No, interrompere. ero semplicemente stupito dalla differenza di pagine, ero curioso del riassunto a 46 pagine. Ho ancora le prime 8 pagine che avevo scritto per Carnevale.
in cui succedevano le cose che nel textone succedono nelle prime 60. Pubblica le prove come extra nel textone, sarebbe interessante. Ma non le ha disegnate, solo la sceneggiatura. Ha disegnato qualche curioso, qualche pezzettino, poi ha mollato e non riesco a capire perché. E poi ho detto il grande rifiuto, perché questo è il primo grande rifiuto, ma poi un secondo grande rifiuto, il texone, il cartonato, che questa volta ha detto, questa volta lo fai, sì sì lo faccio questa volta, e non l'ha fatto. Però questa volta aveva disegnato qualche pagina in più ed è il cartonato che aveva dato a Gomez. Qui le 10 pagine che avevo pronte per lui le ho date a Gomez, che in una settimana le ha fatte. Bellissime, complicatissime, incredibili, e le ha fatte in una settimana. E che devo dire, Carnevale non so come mai. Un peccato. Però, così ho ricavato il texone per Rubini e il cartonato per Gomez, che sennò altrimenti magari non saltavano fuori allo stesso modo. Senti Mauro, noi siamo giunti alla conclusione della live, prima di chiudere ti faccio la domanda di rito di pop culture che insomma fa parte della tradizione. A parte che c'è una domanda che è giunta: Casertano e Figlieri sono fissi su Tex come disegnatori, c'è qualche storia loro in lavorazione? Allora, beh certo, stanno lavorando, sì, Frighieri sta sicuramente lavorando, non mi ricordo cosa, e Casertano idem, no, nel senso che sono stati di Ruiu, per cui... Io le leggo e le correggo, ma probabilmente in questo momento una delle due almeno la sta seguendo Giorgio, per cui non mi ricordo quale sia. Comunque stanno lavorando, certo. Anzi, siccome Frighieri è super veloce, forse darò lui quella storia famosa in cui sparano dall'inizio alla fine. Voglio proprio provare. Pochissimi dialoghi. Con pochissimi dialoghi, cioè i dialoghi magari posso scrivere: è andato da quella parte, presto prendiamolo, così, cose così. Fermati maledetto, fermi maledetto, dove vai? E poi però metterò qualche bella ragazza, perché Frighieri, quindi allora lì purtroppo cavoli, cosa posso fare? Io l'avrei fatto senza ragazza, apposta per dare qualcosa di diverso. No, Frighieri non possiamo, allora deve dire, la ragazza dirà: oh mio Dio, aiuto, ecco, faccio dire, ragazzi, per essere aiuto, ancora più sintetico, sì, Dio, mio Dio, aiuto. Oh mio Dio, aiuto. Okay. Senti Mauro, ovviamente noi ti dobbiamo chiedere un po' la tradizione di pop cultura, se c'è qualche lettura che hai fatto ultimamente, sia di fumetti che di, insomma, di qualche altro genere, che ti senti di consigliarci. Di lettura? Sì. Sto leggendo questo bel libro sulla morte di Christopher Marlowe, sto leggendo Il Visconte di Bragelonne, che è sicuramente fantastico, però penso che i lettori di Tex attuali non abbiano la lena neanche per arrivare alla fine del primo capitolo, e sto leggendo i romanzi, i racconti gialli di un famoso giapponese, ma non mi ricordo più il suo nome, e poi... Ah beh, c'è uno scrittore giapponese che scrive romanzi gialli molto interessanti, ma non mi ricordo come si chiama, perché i nomi giapponesi purtroppo. E sto leggendo anche, sto rileggendo Il risveglio dell'abisso di John Wyndham, che è molto interessante, che è un romanzo di fantascienza famoso degli anni 50. Poi sto leggendo qualcos'altro. Ah, ho finito i 7 killer dello Shinkansen, sempre per parlare di fumettisti giapponesi, era anche lui non mi ricordo il nome, perché figurati, il nome giapponese. Ma è molto bello ed è veramente, so che c'è anche il fumetto e c'è anche il film che non ho visto. Sì, il film è un film americano con Taro Isaka. Con chi? Taro Isaka lo scrittore. Io lo consiglio. E poi che altro ho letto? Ma sicuramente ho letto altre cose che ho qui da qualche parte. Ma non l'ho letto, l'ho letto mia moglie, lei è esperta di queste cose, non io, però certo. Me lo ricordavo il titolo. No, però in questo momento mi sto dedicando a Dumas, quindi, ripeto, sono 2700 pagine, non è che posso tanto... Cioè, sto leggendo questi altri piccoli libri, John Wyndham, eccetera, eccetera, però non posso tanto staccarmi, perché sennò perdo il flusso, quindi... Ma tu sei un lettore multitasking, cioè leggi più cose contemporaneamente, no? Sì, ho trovato un bellissimo libro, però per farvelo vedere... aspetta, devo andare a prendere questo, ve lo consiglio. Un attimo, allora. Questo intanto è il secondo volume di Bragelonne, sono tre, vabbè.
Questo è bellissimo. Viaggio tra le stelle. Viaggio tra le stelle. Guida alle esplorazioni galattiche. Molto bello, perché non solo prende in esame i viaggi effettivamente che sono stati fatti, ma anche quelli che si potrebbero fare e quelli che non si potrebbero, ma forse si potrebbero. E c'è anche scritto come progettare una nave interstellare. Quindi Gianluca, ci possiamo mettere insieme a progettarla, eccetera, eccetera. E tutte le possibilità, no? Viaggiare con i razzi, viaggiare nell'iperspazio, viaggiare con un motore a curvatura o dentro un wormhole, è tutto, perché la cosa folle, questo qui è facile da leggere, che uno dei miei vizi segreti, che ho comune anche con un grafico della Bonelli che capisce ancora meno di me, è di leggere libri di fisica e astrofisica senza capirci una madonna, però mi piacciono, no? Quindi, però mi, voglio dire, ogni tanto arrivo alla fine di un capitolo e dico, quanto sono scemo, non c'è capito un H, però è interessante. Questo invece è facile. Ogni tanto se ne trova qualcuno di astronomia, eccetera, che è facile, anzi è quasi perfino è fantascienza, perché obiettivamente prende in esame le possibilità della fantascienza e vede se sono possibili, possibili con le conoscenze attuali o con le conoscenze che potremmo avere o con le nuove scoperte, eccetera, eccetera. Molto bene. Un'altra cosa che leggo ogni settimana, questa rivista New Scientist, anche questa è folle. Anche questa vale la stessa cosa, specialmente gli articoli miei preferiti sono quelli sulla quantistica. Ancora non ho capito come funzioni, però hai capito? No, che mondo affascinante. Quindi, no, ma questo è per dire che uno può leggere anche quello che non capisce, perché non capisce sino in fondo. Per cui, quando sono quei lettori, io non li capisco, appunto, che dicono: ah, ma non posso iniziare questa storia perché non ho letto quella precedente. Ma chi se ne frega? Ma una volta noi entravamo a film già iniziato, non ce ne fregava niente, anche i gialli. Cioè, guardavamo il film e poi dopo vedevamo all'inizio, non ci capivamo un cacchio, però ci eravamo divertiti lo stesso. Cioè, perché hanno perso un po' di vista questa cosa, ma che importanza ha se non hai capito tutto? Cioè, vabbè. Quindi finiamo con questa cosa. Non è importante capire. L'importante è partecipare. Esatto. Mauro, è stato un piacere averti qui come ospite per la seconda volta. Noi ti ringraziamo per averci dato, diciamo, la tua disponibilità, di essere stato con noi a chiacchierare per un'ora e mezza, anzi anche di più, un'ora e quaranta. E niente, vabbè, no, ringraziamo... alla fine mi diverto, come vedete. E mi prenderò questo Yume Makura adesso, se riuscite a mandarmi per email i nomi di questi autori li vado a cercare, vediamo se si potrà fare, chiederò a qualcuno di contattarli, qualche tex cartonato giapponese con un'idea forte dietro. Vabbè. Al massimo c'è Dall'Olio, che comunque come stile ci sta, quindi potete chiedere a lui. Sono bravo, però cioè, allora ci sarebbe qualcun altro anche degli autori italiani, ma allora siamo da capo. Cioè, vogliamo un autore. È vero. Bene. Allora, ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito sinora. Diamo appuntamento mercoledì prossimo. Avremo Francesco Gualdi, social media manager di Saldapress. Martedì. Avete ragione. Martedì, non mercoledì. Martedì prossimo, e niente, di nuovo grazie a Mauro Boselli, ha disegnato la Valle degli Dèi. Ma chi? Lei, Yume Makura. Yume Makura. Ah, ecco, adesso lo vado a cercare. Beh, ottimo. No, guardavo gli ultimi, c'è sempre quello lì gentile che mi dice: se avessi fatto un Mister No, l'avrei salvato le scarse vendite. Grazie, anch'io lo penso, però non è vero, probabilmente no, magari chi lo sa, però sarebbe stato bello, mi piaceva Mister No, bellissimo. Ecco, va bene. Ok, saluto ancora Mauro. E poi quando devo interrompere. Sì. Buona serata a tutti, ciao Mauro, grazie. Ciao a tutti. Grazie.